cara. Ho gli occhi rossi, guarda, veramente. Giovanna Cresto, sindaco di Quarnier, emozionata? Emozionatissima, un'emozione enorme, sono rimasta senza parole. Quali erano le previsioni? Ci sperava? Allora, è una vittoria di misura sicuramente, scusate, è una vittoria di misura, però ce l'abbiamo messa tutta. E il risultato è arrivato, siamo contentissimi perché è veramente la vittoria di tutto un gruppo, io senza loro non ce l'avrei mai fatta, quindi è un bel risultato, mi auguro che questo sia davvero un nuovo inizio per Quarnier, un nuovo sindaco donna finalmente per la prima volta e una bella squadra che abbiamo costruito con tanti mesi di lavoro e questa secondo me è la lezione che anche i nostri figli porteranno a casa, cioè finalmente l'impegno, lo studio, la dedizione ripagano e quindi assolutamente. Il fatto che non si sia vinto per tanti voti comunque è un segnale forte, vuol dire che Quarnier davvero è, come dicevamo noi, molto divisa e quindi ha bisogno di trovare di nuovo quel senso di comunità, di unione. Io lo faccio da subito, un appello comunque alle forze che andranno in opposizione a lavorare insieme, perché noi dobbiamo portare a casa un risultato importante che è quello di veder tornare Quarnier ai massimi livelli, di rimetterla al centro del nostro territorio e quindi chiedo da subito all'opposizione di lavorare insieme, di costruire qualcosa con noi.